panna cotta bicolore, un dolce che potremo rifare a casa subito subito grazie alle nostre pellegrine Artusi, Simona e Claudia, e tra poco verrà anche caricato nel loro blog, perché loro sono food blogger, giusto? Giustissimo. E allora, partiamo subito con gli ingredienti, che faccio, li do io, ragazze? Allora, ci serve 600 grammi di panna, quindi quella che da cucina che si deve... Panna per dolci, panna fresca per dolci. Oh, ecco. Poi 90 g di zucchero, la scorza di mezzo limone, 100 g di cioccolato fondente, 10 g di colla di pesce, un pizzico di sale alla vaniglia. E ora che mi spiegate il sale alla vaniglia com'è? Eccolo qui il sale alla vaniglia, un sale già aromatizzato con la vaniglia. Guarda un po'. Che rispetto alla vanillina, la vanillina è un prodotto industriale, mentre questo c'è proprio la bacca di vaniglia spezzata e ci permette di utilizzare il sale già aromatizzato. Ma si trova in commercio? Sì, sì, si trova. Questa non la sapevo. Vedete? Sale alla vaniglia. Si compra dove? Nei negozi? Nei negozi più riforniti. Sale alla vaniglia. Questa, vedete, altra novità, vedete? Che ci aiuta a casa. che si fa? Chi me lo dice? Allora, metà... Si può bollire metà della panna. Quindi, la nostra la panna. La cioccolata. Quindi, 300 grammi di panna si mettono a bollire. Sì, perché noi abbiamo preso 600. Praticamente 300 li montiamo. 300 li montiamo. Questa qua. E 300 già li mettiamo a bollire. Insieme allo zucchero. Voilà. E lo zucchero ne abbiamo 90 grammi. Anche te 90 grammi di zucchero. Voilà. Dovete lavorare in contemporanea. In contemporanea. Io la faccio al cioccolato. Tu la fai al cioccolato, sì. Mentre tu invece la fai proprio... Io la faccio la classica panna cotta. La scorza di In tante limone. Ricette della panna cotta si utilizza sia il latte che la panna, però non ha lo stesso sapore di questa, che è tutta fatta a base di panna. Ecco, vedete? E questa ha la particolarità che usando metà panna bollita e metà panna montata viene più cremosa, cioè non viene la panna cotta un po' budinosa, gelatinosa, sì, come si trova tante volte. Che sembra di gomma, che se la batti nel muro, come dice qualcuno, rimbalza. Questa ha una consistenza molto cremosa, molto... Che diciamo si scioglie in bocca. Brava. Ha questa consistenza qui. Vedete. Guardate, allora, caro Massimo, guarda, giustamente è panna cotta bicolore. La Claudia ha già fatto quello che sta facendo Simona, perché questo poi va preso e messo in frigo, questa la sposto, mentre invece la Simona ha fatto quello che sta facendo la Claudia, ossia la panna cotta al con cioccolato, al latte. Avete questa messo? L'abbiamo messa, qui l'abbiamo messa fondente, qui l'abbiamo portata al latte, perché ognuno secondo il proprio gusto può decidere come farla, anche col cioccolato al peperoncino, se uno vuol fare una cosa un po' più spiziosa. Ma uno lo può fare anche col cioccolato bianco. Buonissima. Sta a voi la vostra creatività, perché la ricetta è semplicissima. La ricetta è semplicissima. Vuoi alzare ancora di più? Guarda che se alzi di più va, Allora, va, abbiamo messo 300 grammi di panna a scaldare, avete visto? Sì. Lei ci ha messo il sale alla vaniglia. Il sale alla vaniglia, lei la scorza di limone. E lei la scorza del limone. Fatto questo deve tornare a arrivare ebollizione. Deve arrivare ebollizione, il tempo che arriva ebollizione prendiamo la colla di pesce che abbiamo già messo a mollo, la strizziamo bene 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 bene, la incorporiamo. Dove la mettete a bagno? Nell'acqua fredda o nell'acqua calda? Acqua fredda. Oh no, perché qui c'è squale di pensiero. No, no, nell'acqua calda si scioglie e diventerebbe liquida, invece deve rimanere questa consistenza qui, vedete? Gelatinosa. Bella gelatinosa. Quindi questi fogli di colla di pesce si trovano? Fogli di colla di pesce che si trovano in tutti i supermercati. Allora, ditemi un'altra cosa, io so che avete fatto un compleanno. Sì. Quando è successo esattamente pochi giorni fa? Il 13, ieri l'altro. Due anni di blog abbiamo festeggiato. Due anni, perché loro sono due donne che lavorano, oppure Simona sta a casa con i figli, sì. Lei lavora, però insomma hanno in comune la passione della cucina e hanno il loro blogger, no? Sì. E quante ricette alla settimana mettete? Allora noi postiamo due volte la settimana, possiamo, lunedì insomma, e il giovedì. Postare si pubblichiamo due ricette alla settimana. Cerchiamo di alternarci, cioè se una volta facciamo il dolce, la volta dopo facciamo un salato, cerchiamo di diversificare le ricette. Questo, vedete, pellegrini Artusi, questa praticamente è la colazione che stavo. Questi vedete. Sono dei donuts, sono le ciambelline, quelle come mangia Homer Simpson, ecco. Le classiche ciambelline americane, quello era un cheesecake. Un Simpson, quello giallo? Quello giallo, sì, dei Simpson. Questa era una pasta fresca, vedi, con il pecorino e il cosi. E questi sono dei biscottini con latte condensato che abbiamo fatto insieme a bambini per la
la colazione. Oh, vedete che sono tutte cose, ricette molto semplici. Sì, 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 eh? Semplicissime, che tutti possono realizzare. Però la cosa importante è che le ricette che trovate lì sono tutte fatte prima da loro, certo. Perché le fotografie poi le fate voi, quelle. Sì, cioè sì, loro sì. Se la cantano, se la provano e se la cantano. E che quindi sono ricette sicure. Pellegrino Artusi, andate nel motore di ricerca, Pellegrino Artusi, vi appare la videata e tra poco troverete anche questa sì, ricetta. Sì, sì, sì. Mi raccomando, ragazzi. Questa diciamo, carichiamo direttamente il video. Faccio vedere, metto la colla di pesce. Oh, allora è arrivata a bollore. Sì, metto la colla di pesce e il cioccolato. Vai. Colla di pesce e cioccolato, sì, questa al latte, l'ho già mangiato. Sì. Perché il cioccolato al latte è quello che farebbe meno bene, perché il cioccolato fondente è, però è sempre quello che, come per tutti i bambini, piace di più. Sì. Io dentro la panna cotta ci sta bene anche il fondente, perché poi viene smorzato dalla panna e dallo zucchero, viene come fosse un cioccolato al latte. Senti, non, ho visto che l'hai buttato giù intero il pezzo di cioccolato, non è che sì, sia stato si scioglie, no, perché nella si panna si scioglie. Calda si scioglie da sé. Guardate, molto... la telecamera, guarda questa telecamera, vedete? Guardate, si sta sciogliendo tutto, guarda, vedi? Ecco qua. Sì, sì, diventa marroncino. Guarda, anche qui ho già incorporato la colla di pesce. Buona. E ora si mette qui che dovrebbe intiepidire. Dovrebbe essere tiepido, nel frattempo dovremmo montare la panna, perché se ora io incorporo la panna, chiaramente immediatamente si squaglia tutto. Cioè la panna si ammoscia, come si suol quindi dire. Quindi questo perché... si fa diventare quasi freddo, sì, che però non solidifichi. E poi si incorpora la panna. E a questo punto si mette a freddare. Chiaramente se uno lo fa bicolore deve frazionare i tempi, cioè prepararne una, farla raffreddare e poi mettere sopra il colore diverso. Però uno può fare diverse ciotoline, ne fa prima metà in un modo, poi metà in un altro. Che, e voglio dire, il tempo non è che ce ne voglia no, tanto. No, ci vogliono 10 minuti, poi non c'è da usare il forno. Non... Ecco, è tutto a freddo, sì. Quindi è un dolce veramente per questa stagione, perché è un semifreddo, dai. Sì, sì, sì. Poi sì, guardate, allora, Massimo, facciamo una bella carrellata. Allora, te mi dici queste due, te invece mi dici le altre due. Vai, questa... Ah, le devo avvicinare? Ah, giustamente, la nostra telecamera si avvicina. Io, vedi, mi sono dimenticata di questo. Voilà. No, ho le mani impegnate. Beh, Simona, dimmi un po', questa allora, come l'hai fatta? Questa abbiamo il cioccolato fondente sotto, poi abbiamo uno strato di panna cotta normale, poi ci abbiamo messo una crème ganache al cioccolato sopra. Aspetta, lasciala pure lì così. E poi la panna montata e lamponi. Oh, la crème ganache come l'hai fatta? Praticamente si mette la stessa quantità di cioccolato e la stessa quantità di panna. Si fanno fondere a bagnomaria o nel microonde, io lo faccio nel microonde. E poi niente, finché il composto non è bello lucido e poi si adopera per decorare. Ganache. La classica ganache. Qui guardate qua, Pellegrini Artusi. Qui le Pellegrini Artusi, questa è proprio la versione semplice, vedi? Dai, 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 tranquilla. Questa è la versione da rovesciare. Sì. Fatta nello stampino, semplicemente panna e cioccolato decorata con dei frutti di bosco. Bella, vedete? Invece che nella coppa. Però nella coppa, presentazione al vetro, ha sempre il suo fascino. E poi queste, le coppe della Pompadour. Sì, 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 sì. Io vado oltre, vai. Questa invece, Claudia. Questa è panna cotta al cioccolato al fondente sotto, fatta solidificare, sopra cioccolata, panna cotta bianca. E poi questi sono mirtilli. Mirtilli, quindi potete decorare. E queste sono invece ciliegie, è la stessa versione. Base. La stessa versione con le ciliegie saltate in padella con un po' di zucchero, un po' di liquore o. Sì, sì, quello che uno quello vuole, che se vuole, poi per i bambini non ci può mettere oppure niente, anche zucchero e un goccino di acqua. Saltate in padella, snocciolate e poi messe sopra. Vedete, insomma, la fantasia va avanti. Uno volendo può, voi l'avete presentate così, che sono carinissime, però uno può fare anche un dolce unico. Dolce sì, unico, sì. Può usare per esempio invece del cioccolato anche le fragole, uno prende le fragole, le passa e invece di incorporare il cioccolato incorpora le fragole, fa panna e fragole o con qualsiasi altro tipo di frutta. Perché effettivamente la fantasia è infinita, basta avere soltanto un pochino di pazienza, perché la cucina è anche pazienza, però è anche goduriosa, perché poi si mangiano delle cose buone. Sì, sì, sì. Adesso allora incorporiamo la panna. Vai, vediamo, così un pochino per uno. Si è un po' raffreddata, eh? Sì. Quindi si monta la panna con delle semplici fruste, perché sì, voglio sì, dire, sì, sì, sì. Panna da dolci fresca. Fresca. Più fresca è, più buono è il dolce. Certo. È ovvio che poi, insomma, voglio dire, tutto quello che è fresco è sempre più buono. Poi questo è praticamente ingrediente unico, quindi... Quindi anche poca spesa, molta resa. Veramente. Dico sempre. Di grande effetto, anche presentato...
bene, a tavola, ma anche io penso per se uno dovesse anche avere una merenda con i bambini, sì, anche delle persone così per, dopo cena venite a mangiare un dolce invece che il gelato, invece che il gelato, devo dire che l'idea è buona anche questa, vedete, va incorporato piano piano sì, e sì, deve essere sposato finché non rimanga finché non rimango in nessun grumo. Sai qual è poi il bello di questo dolce? Che lo puoi surgelare. Io li faccio a casa, me li faccio nei bicchierini quelli monodose, sì, li surgelo tutti e all'ultimo mi rimane solo la decorazione. Io ho sempre il dessert pronto a qualsiasi in caso ora, di emergenza. Le nostre blogger sempre i segreti ce li svelano sempre. C'è sempre da mangiare in casa. Sentite, nostra. Ma il fatto che ricordiamo un po' come è venuta l'idea di appunto avere il vostro sito, avere tutto il vostro blogger, com'è nata l'idea? L'idea è nata fondamentalmente per caso. Eravamo a cena insieme, seguivamo altri blog e la passione per cucinare ci univa tutte e due. Uh-huh. Abbiamo deciso di aprire un blog anche noi, però non avevamo in mente il nome. Uh-huh. E il nome è venuto dopo perché le nostre mamme sono appassionate di Pellegrino Artusi. Perché le mamme sono più brave a cucinare. Sì, la tua si chiama? Alda. E la tua? Adele. Oh, salutiamo le ste mamme perché se sapete cucinare lo dobbiamo a loro. E anche grazie a loro. Oh, perché va detta questa cosa. Dai, sai, io dico sempre che se la mamma fa qualcosa, la figlia, non ti dico che diventerà al pari, però qualcosa riesce a fare, poi può diventare anche più brava, però in questo caso. E quindi ispirandoci agli Artusi, alla tradizione, perché noi siamo molto legati alla tradizione culinaria toscana. Mm-hmm. Ora Artusi era romagnolo, però diciamo che la sua formazione culinaria è prevalentemente toscana. Sì, e siamo partite con tante ricette. Firenze, insomma, sì, poi, sì, no? Sì. Con la sua Marietta e si mise a fare. Oh, vedete? Eccoci. Rimettetele pure, le mettiamo lì? Sì, sì. Le mettiamo lì qua, guarda, le mettiamo qui tutte e due vicine qua, così almeno. Qui? No, la mettiamo qua, guarda, la mettiamo qui insieme alla sua. Vedete? Ora, il bianco sotto è già rappreso e l'altro si rapprende e diventerà più marroncino, mentre invece quest'altra aveva il cioccolato sotto e adesso si rapprende, le rimettiamo, le facciamo un po' freddare, non le mettete subito in frigorifero, sennò si sciupa il frigorifero, perché va detto anche questo qualche volta. Le mettete poi quando sono in frigorifero e poi le decorate, giusto? Giusto, perfetto. Si decora all'ultimo momento, si può mettere il cioccolato, tutto quello che vogliamo. Tutto quello che volete, frutta di stagione, adesso chi più ne ha e più ne menta, no? E allora le nostre food blogger, le Pellegrine Artusi, abbiamo Simone e Claudia che ci hanno presentato questa panna cotta bicolore che tra poco potrete trovare nel loro sito, mi raccomando, Pellegrine Artusi.